Digital Health è il nome dell'idea progettuale dell'innovativo sistema multicanale che semplifica la comunicazione tra sanità e pazienti, sviluppata in partnership dalla ASL BAC con le società Digital 5 SRL e Bioteco SRL e il gruppo Norba, che consentirà ai pazienti di poter consultare il proprio referto medico con annesse prescrizioni terapeutiche, dosaggi compresi, stando comodamente seduti sul divano di casa e con l'uso di una smart card pigiando semplicemente i tasti del telecomando del televisore sintonizzato sul TG Norba 24. Una consultazione ovviamente blindata e inaccessibile a nessun altro, oltre al paziente soggetto a terapie anticoagulanti. L'idea, che concorreva insieme ad altre 100 candidate, è stata premiata a SMAU 2012 a Bari nel settore innovativo ICT e concorrerà per la selezione nazionale milanese. Una soluzione che abbatte costi e mira a soddisfare sempre più il paziente. Senz'altro riduzione dei costi, che è molto importante in questo momento, ma è nell'ottica di un servizio innovativo che diamo a questi pazienti, che non hanno necessità né di muoversi né ma stare tranquillamente a casa, e possono ricevere il referto sul televisore e controllarsi appunto la terapia. Una idea friendly user che permette al paziente facilmente di capire il suo problema e come curarlo. Il paziente riesce a comprendere, stiamo parlando sempre di pazienti anziani con una scolarità anche abbastanza bassa, riesce a capire se ne deve prendere metà, tre quarti o una compressa intera a seconda delle necessità. Ma perché le società ricercatrici e la struttura sanitaria hanno scelto proprio il TG Norba 24? Telenorba è l'emittente locale più grande del Sud Italia. Ha una infrastruttura tecnologica molto innovativa, ci dà garanzia di sicurezza, e Telenorba ci ha creduto molto in questo progetto, tant'è che ha messo a disposizione il suo canale di punta del digitale terrestre, che è appunto TG Norba 24. Ovviamente l'idea è pronta per essere esportata come progetto pilota in altre regioni italiane. Dopo la fase sperimentale si passerà all'entrata a regime del servizio. Certo, siamo pronti per il mercato. Io vorrei approfittare, chiaramente approfitto di questo momento per ringraziare l'ingegner Montrone, il dottor Spada, Dino D'Alessandro, Francesco Minunni, che ci ha supportato in questo, Enzo Magistà, che chiaramente ci ha ospitato sulla sua TG Norba 24.